Rocco, allora mi spieghi cosa sta succedendo? Niente, Cinzia, mi credeva che era fatta la svolta, ma la svolta l'abbiamo fatta su parite, l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto danni seri. Sì, però Rocco, quella pizza l'ho assaggiata anch'io. Ho capito. E adesso cosa mi succederà? Mo tengo altri problemi per la capo. L'amoritesimo col. Torna. Ogni fiata che atterraggi conti alla merza. Non va buono così. Non ti ricordi? C'è successo. Cosa? Ca un mimino non te capia e se credia che era misio i surgi ante pizze. Non te ricordi? Mi ricordo. E allora? Ma adesso c'è un altro problema. Ma io ne tengo uno più grosso. Lasciatelo dire. Usaccio. Che c'è? A gioco combinato torna in un casino. Mo risolvimo sto problema, poi più avanti vediamo un problema tuo della gastrite. Non mi guardare così. Voglio. Aggiù pure guardato la telecamera per errore. Sì, in un attimo, sta arrivo. Mi sa che facciamo la svolta e mi ho svoltato su parita. Agita, la stessa cosa, agita. Issa pure l'ha assaggiata la pizza. Mi dispiace. Non so ci c'è giudizio. Cinzia! Decevo parlare? Prima mentivi nei surgi ante pizze e mo' mi mise galline, mi mise, Guarda, non me ne parlare, ne ho mangiata una io pure. Ah sì? E te credi che io non l'ho mangiata? Sta mi fermenta tutto il tuo stomaco, gli di ieri sera che mi sento strano, mi sento. E che cosa vuoi da me? Anche io ho lo stomaco gonfissimo e non so che cosa devo fare. Ti non potevi dire che io potevo faticare qui giù. E cosa sarebbe cambiato? Invece da cattina erano nemici gabbiani. Io con questa mi sto dedazzando. C'hai tu? Mica ti mando attorno al professore, ha capito? Ma lo se ne dopo ne sta mi non dice la zimciata. E la zimciata alza. Mi fa male. Chiamo l'ambulanza. Signor Polpetta, eccolo, eccolo, eccolo. Signor Polpetta deve stare tranquillo. Sua moglie sta benissimo, non ha nessuna gastrite. Hai visto che sta buona? Accettio. Ma qual è il problema allora? Sua moglie era semplicemente incinta, non lo sapeva? Non mangio un corto. Sua moglie era incinta e appena partorito ha dato alla luce un bellissimo bambino. Le faccio le mie più grandi congratulazioni perché è appena diventato papà. Papà, 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 papà. Io saccio che quando uno diventa papà, la prima cosa che fa stai con lo figlio, con la moglie. Ma ti è di ne sei venuto qua. E la cosa non tiene senso. Non riesco a capisco sta cosa. La piata proprio male. Proprio male la piata sta cosa. Ma io non te l'aspettavi proprio, fa capisco. No. E magari la storia mia te può essere de conforto. Tu fai conto che io sull'ultimo di una famiglia di
De 9 cristiani, compresi mamma e sierma. Ti pensa, porco 2-7 frati. Quando ne stavano a tavola, era un casino, pariva una riunione condominiale. Tu immagina mamma che ne voleva solo 2 dei figli, ma poi si è trovata una caterpa dei vagnoni a casa. E te credi che si è arresa? Ma per niente proprio, si è rimboccate le maniche e ne ha cresciuti 7 dei figli. Questo che ti spiego c'è. Che modifiate le cose non vanno come dici te, modifiate le cose cambiano. Pia in un'altra direzione e ti tocca a te adegui. Come quando ne ho inventata la pizza con la gallina. Guarda poi dopo se c'è successo. Noi ci cazzo ha mai pensato capo di esplodere in un caso di gastrite? Che poi ha visto, non erano caso di gastrite, erano tutte femmine incinte che si sono presentate all'ospedale, ma lì i giornalisti non hanno perso tempo subito, che fanno lo scoop, che ci marciscino in suso, addirittura a discapito noscia addirittura. E che facciamo? Stiamo qua, con ne lamentiamo, con chiancimo. Certo, questi qua devono avere quelli zicchi, guarda. Tocca a me, mantengo calmo, anche perché tengo una certa età, tengo. E a tutto questo si aggiunge un mimino che ne spacca lo culo. E conviene! Che noi lo ospitiamo. Anche se io tengo una certa età e mi ho fatto talmente tanto vecchio che ormai mi scappano le pirite. Iannati i cristiani. E comunque Rocco, anche se la corpo non è noscia, al rincontro tocca sciamo per forza. E vincimo puro. Ma questa è la fermata dell'autobus, no? O no?